Questa è una battuta. Vai, adesso ti puoi sbizzarrire. Faccio prima una domanda con Pizzo Noto, gli altri sono giuro che mi taccio proprio. Lo mangi il culatello? È buonissimo. Senti, si può dire che Roma ha giocato due partite diverse nella stessa partita? Sì, ci sono anche gli avversari e credo che ormai Roma non sia più una sorpresa per nessuno, e quindi chiunque viene a Roma cerca di fare il colpo. E credo anche che ci sia uno stato mentale ovviamente di grande leggerezza da parte degli avversari. Leggerezza non significa superficialità, significa non avere l'obbligo del risultato, e quindi chi è che ha la pressione del risultato magari siamo noi. E quindi direi che da questo punto di vista sicuramente, come dice lei, la partita da due volti, e c'è sempre da mettere nel conto chi hai davanti. Tutte le partite sono, questo campionato sta dimostrando per l'ennesima volta, anche stasera, ma anche stamattina a pranzo, chi ha avuto la possibilità di seguire Varese e Caserta. Caserta ha avuto delle grandi possibilità di vincere la partita. Magari 7 giorni fa, quando noi siamo andati a Caserta, sembrava che comunque, anche se avevamo vinto, non andava bene, perché avremmo dovuto dare 20 punti a Caserta. E questo è il pensiero, purtroppo, di chi magari non ha molta coscienza di quello che è veramente il valore di questo campionato. Questo campionato è un campionato difficile, dove tutte le due squadre sono molto livellate, dove noi abbiamo avuto la fortuna nella prima parte di poter anche sorprendere qualche avversario che non pensava di trovare una squadra determinata e decisa come noi abbiamo dimostrato. Ripeto, oggi diventa molto più semplice per gli altri venire a giocare contro di noi, per il fatto che Cremona, se avesse vinto qua, avrebbe fatto un colpo. Se Cremona domani i giornali scrivono che ha perso, c'è qualcuno che si può sorprendere? No. Perché? Perché Roma non poteva perdere, doveva vincere. Quindi ecco, non so se sono riuscito a rispondere alla sua domanda. Perfettamente. Ma l'energia che Roma trova nel terzo quarto, perché? Non esiste, sei costretto a giocare con Datome 4 e Jones 5 perché non riescono a mettere pressione sulla palla, perché? Che c'è? C'è bisogno di ricaricare un attimo le batterie, una squadra un po' stanca in testa? Sicuramente per avere la durezza mentale devi farne in battaglie. Noi qua non ci dimentichiamo sempre la squadra come allestita. Noi abbiamo fatto delle scelte prendendo dei giocatori estremamente giovani o dei giocatori come Lavallo, lo dico per l'ennesima volta, noi abbiamo due rookie ufficiali che sono Ferro e Cizzi e un mezzo rookie che è Lavallo. Per quale motivo? Perché Lavallo è entrato in un meccanismo sportivo di un campionato veramente importante, di un campionato dove ogni allenamento è importante, non ogni partita, e lui nei campionati che ha fatto precedentemente forse neanche tutte le partite erano importanti, o quantomeno le faceva con grande leggerezza. Quest'anno noi gli chiediamo una cosa che lui non ha mai fatto, che è ancora più difficile per lui, perché era già abituato ad un sistema professionistico che gli permettevano un po', siccome, passatemi il termine, zompava e stoppava, e allora gli era permesso tutto. Qua non è così, cioè qui c'è qualcosa dove tu devi essere sempre, possibilmente, provare a essere connesso. E anche stasera avete visto, ho fatto un paio di cambi dove non vedevo un giocatore attento, e quindi l'ho richiamato in panchina. Lui poi in un time out veniva a chiedermi qualcosa, io ho detto che io in quel momento non dovevo parlare con lui, ma dovevo parlare con i miei assistenti. Quindi è un processo dove ogni giorno si cerca di lavorare per fare qualcosa in più. Una squadra che la durezza mentale te la costruisci campionato su campionato. Io credo che quello che è stato la storia che ci ha insegnato Siena, non solamente per il budget che ha avuto a disposizione, perché non è sempre vero che tu vinci perché c'hai giocatori più forti, perché per avere
per vincere quel giocatore più forte devi essere comunque bravo. Siena ci ha dimostrato che la durezza mentale, la personalità e l'esperienza te la costruisci giorno per giorno, e quindi anche quest'ultimo risultato di Coppa Italia che ha fatto Siena ne è l'ennesima dimostrazione. Non si inventa nulla, le cose vengono costruite giorno per giorno. Noi facciamo fatica perché magari nella testa c'è la leggerezza e non la durezza mentale del vedere che siccome Cremona è a 10 punti di differenza da noi in classifica, e allora magari dice sì, vabbè, allenatore rompi palle perché tanto dice che bisogna stare attenti, ci dice che le ultime 5 partite hanno fatto tra 80 e 90 punti, ci dice che hanno fatto 2 risultati fuori casa, che fuori casa bisogna essere sempre bravi a vincere, perché anche andare a vincere a Biella bisogna essere bravi, e loro hanno vinto anche a Bologna, in un campo che mediamente è sempre difficile. E quindi per quanto l'allenatore possa fare il pompiere da allarmare, ottenere la soglia dell'attenzione alta, per fortuna che voi non venite a vedere gli allenamenti perché lavorate, ma avrei piacere che voi veniste a vedere gli allenamenti in settimana nostra. La tensione di questa settimana è estremamente alta, perché tu vai a Caserta e vinci, giocano quella che è in classifica 10 punti sotto di te, ci vuole un attimo a staccare la testa e a pensare, vabbè, adesso pensiamo a Siena tra 15 giorni, quanto mai sbagliato. E quindi non è facile, e io ovviamente il ruolo mio è quello di cercare invece la tensione e tenerla alta, e accetto consigli e suggerimenti su cosa possiamo fare per iniziare il primo quarto in un modo diverso. Sono a vostra disposizione per ascoltare qualsiasi cosa voi mi possiate proporre e suggerire. Stiamo guardando e cercando di capire quello che possa essere, ovviamente non da stasera ma già da un po' di tempo, e non vediamo una squadra che è leggera nell'approccio alla partita, non vediamo uno staff che ha rilassatezza e come posso dire, superficialità nel mandare la squadra in campo nel primo quarto. Quindi siamo alla ricerca di quello che può essere un elemento che ci aiuti ovviamente a iniziare la partita in un modo diverso. Quindi Marco, vuoi escludere un calo fisico generale della squadra? Diciamo, Firenze era chiaramente di problema mentale, io sul calo fisico non credo, perché se tu vai a vedere noi siamo andati in crescendo 10, 20, 23, 26, e poi l'altro aspetto che ti vorrei far notare è che loro hanno fatto 71, ma nei secondi 15 minuti erano a 56 più 38 significa che hanno fatti 18 in 15 minuti, poi dopo ne hanno fatti 15 in 5 minuti. Onestamente è una squadra che è in difficoltà fisica, credo che vada un po' a spegnersi, o quantomeno a non far più canestro, a non avere lucidità, a perdere più palloni. Lo sto vedendo adesso, l'ultimo quarto 2 palle perse, quindi non mi dà questo segnale, mi dà un segnale dove invece è una squadra che potrebbe essere stanca di testa, perché ripeto, per essere sempre lì e stare sempre lì al pezzo e avere uno che martella continuamente, e cioè che sono io, perché chiede sempre il massimo dell'attenzione, il massimo dell'impegno, il massimo della concentrazione, il massimo dell'intensità. Voglio dire, se fino a poco tempo fa nella tua carriera non eri abituato a questo, beh, insomma, voglio dire, come parametratelo nel vostro lavoro, parametratelo nella vostra quotidianità. Uno che non è, io mi sveglio tutte le mattine alle 6:15, perché alle 6:30 sto a tavolo con mio figlio, non me ne può fregare di meno. Voglio fare una metafora, un esempio banale, proprio terra terra, alle 6:30 sto a tavolo a fare colazione con mio figlio. Se uno non è abituato, cioè se io non ho questa abitudine, io dopo una settimana sono morto, mi ammazzano, no? Cioè se io sono, tra virgolette, un giocatore che ho dei ritmi diversi, che mi posso alzare alle 9, 9:30, alle 10, cioè posso avere una mia gestione diversa. Se io ho un giocatore, a uno, gli dico tu tutte le mattine adesso ti alzi alle 6:15, perché dobbiamo fare uno studio di laboratorio, un'analisi?
quello dopo una settimana, dopo tre giorni va fuori di testa. Quindi per poter avere una continuità, una squadra, io credo che ci voglia del tempo, ma questo non significa che io sto a mettere le mani avanti, che come per dirvi state tranquilli perché va tutto bene, nella maniera più assoluta. Dico anche, non so come la classifica, se avete avuto modo di vedere la classifica stasera, quanto ha perso, dovremmo essere quarti, abbiamo guadagnato qualche punto, tranne Reggio Emilia, credo che sulle altre abbiamo guadagnato qualche altra cosina, e questo va bene. È interessante se perde sempre. Ve vorrei dire no, perché io quando sotto Fabrizio, perché sono umile e devo trasmettere umiltà. Perché se noi guardiamo a Siena significa che siamo fuori dal palazzo. Lo so che tu l'hai fatta come battuta, che siamo fuori da quello che è la logica di questo club e di questa squadra. Però fa impressione. Per sei mesi alle spalle, certo, ma io te ne aggiungo un'altra però. Noi siamo l'unica squadra insieme a Milano che ha vinto 8 partite fuori casa. Sì. E anche questo è un dato, cioè voglio dire, è una squadra che comunque, pur essendo giovane, dimostra di avere un minimo di carattere, di determinazione, perché vincere fuori.